Qui della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia, siamo in presenza di Pino Roveredo e, per la Scienza Under 18. E, buongiorno, vorremmo Ciao. farle qualche domanda riguardo oggi. E, Con piacere. secondo lei, scrittori si nasce o si diventa? Ma un po' si nasce, un po' si diventa. Io ho avuto la grande fortuna di nascere da due genitori sordomuti che mi hanno permesso di iniziare a comunicare con il linguaggio dei segni, con il linguaggio delle mani, e credo che quella forma di comunicazione mi sia rimasta attaccata, tant'è che io continuo a scrivere rigorosamente a mano. Ma soprattutto mi hanno insegnato il silenzio vuol dire anche avere una capacità di osservazione, anche una grande pazienza dell'ascolto, e questo fa sì che io poi sia diventato anche scrittore. Ah, va bene, quando ha cominciato a scrivere? Ancora prima di iniziare a imparare a scrivere, proprio per quel famoso linguaggio delle mani. Poi la scrittura, io l'ho usata come tutti quelli che scrivono per non diventare scrittori, ma che usano la scrittura per salvezza. Io ho avuto degli inciampi molto, molto potenti nella mia vita e grazie alla scrittura sono riuscito a sollevarmi, a salvarmi. E, ha visto gli stand che ci sono fuori? In grande velocità perché ho fatto l'intervento. Secondo lei, cosa ne pensa di questo progetto che si è tenuto oggi? Ma qualsiasi cosa che riguardi i ragazzi mi entusiasma, proprio perché ne parlavamo adesso. Credo che ci sia sempre troppo poco spazio, per i ragazzi, credo che gli adulti hanno invaso un palco anche che non gli appartiene e dovremmo farci un po' in parte, e con queste manifestazioni sono una piccola dimostrazione di quello di utile si può fare. E visto che oggi è venuto qua per proprio vedere quello che fanno i ragazzi, lei che rapporto ha con queste manifestazioni? Ma sì, io le seguo perché io giro l'Italia, frequentando le scuole, arrivo fino a Mazara del Vallo e credo che i ragazzi, credo, sono convinto che i ragazzi sono assolutamente interessanti e importanti quando li si lascia esprimere, quando non pensano con la mente dell'adulto, ma pensano con la loro libertà di pensare, e questo non può che creare entusiasmo. E il loro rapporto con i ragazzi? Ma io continuo a lavorare, lavoro da 20 anni con i ragazzi e mi mantengo giovane anche così, sono padre di tre ragazzi, ed è un rapporto molto, molto intenso, che ha fatto sì che io abbia poi scoperto anche delle loro tipi di comunicazione. Adesso ne parlavo, io sono assolutamente innamorato del rap, della breakdance, dell'hip hop, perché sono linguaggi che in grande sintesi riescono a raccontare gli umori e i rumori dei nostri figli. Ok, grazie per la sua concessione di tempo e dell'intervista. Qui è tutto dalla Biblioteca Isontina di Gorizia. Saluti.